Salve a tutti ragazzi e bentornato a me stesso dopo un mese di attività perché, come avevo detto, lavorativamente parlando, agosto è il mese peggiore. E qual buon modo per fare un giusto ritorno potrei fare in un discorso ingarbugliatissimo come al mio solito, perché dovete sapere che io nelle introduzioni mi leggo sempre, le provo e le riprovo 50 volte, però fanculo, buona la prima. Quindi, qual buon modo per festeggiare il mio ritorno se non quello di portarvi la bellezza di quattro giochi insieme? Ho scelto questi quattro giochi minuziosamente perché tutti e quattro hanno la stessa parola nel titolo. Signore e signori, benvenuti a una nuova bidone compilation. Direi di partire subito con il primo gioco horror che si chiama... Sentite che nome originale, perché questo bisogna aver paura sul serio, eh. Horror Simulator. Simulatore dell'horror, cioè il simulatore dello spazzino, il simulatore del guidatore di camion, il simulatore del robottino delle pulizie, simulatore di sasse, simulatore di cacca, simulatore di tutto. E adesso c'è anche l'Horror Simulator. Vediamo un po'. Ed essendo una beta, vuol dire che quindi l'alfa è già uscita, quindi siamo già nella beta, quindi dovrebbe essere vicino all'uscita. Vediamo che cos'è questo Horror Simulator. Unity! Eccolo! Unity è una garanzia. Che cacchio? Ok. Siamo a Disney? Beh, mi sembra quello. Allora, vedo qui una... quello che è una macchina. Partiamo benissimo, ragazzi. C'è subito uno stacco netto. Ma aspetta, eh. Allora, intanto avviciniamoci. Madonna, le proporzioni. Ma che sono, un nano? Non arrivo ne... guarda, con la testa non arrivo neanche al fanale della macchina. Nevada 1930. Ok, con la ruota mezza conficcata qua dentro. Cioè, scusate, ma io vorrei fare un giro. Allora, no, dicevo che... oddio, oddio, mi sono perfetto! Mi sono compenetrato nella macchina. Cioè, hanno messo la leva del cambio. Ecco, possiamo vedere uno sterzo che non porta a niente. Quindi, ok. Bene, non esistono collisioni in questo gioco. E... che cosa dovrei fare io? Ok, in teoria c'è una porta lì, Madonna che porta però. Però... ah, ma anche di qua c'è. Scusa, ma mi fai capire una cosa? Ma questa dovrebbe essere acqua. Perché sai, intorno ai castelli c'è l'acqua, no? Quindi c'è la strada dove c'è una macchina. Però non è animata questa texture, quindi io come faccio? Cioè, sembra acqua. Sto camminando sull'acqua, come Gesù Cristo. Scusa, adesso prima di proseguire, dato che non ci sono le collisioni. Oddio! 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 Guarda! Oddio! Cioè. Oh, ma il fumo che esce dalle pareti! E poi il muro è lucido! Il muro è lucido, il fumo che esce dalla parete! Poi qui c'è uno stacco enorme. Oddio! Neanche il tempo di commentare lo stacco, che qui ce n'è un altro! Ma chi l'ha fatto questo gioco? Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Cioè. Vabbè, cerchiamo di catturare l'essenza di questo gioco. Dato che è un horror simulator, si presuppone che questa sia la, diciamo, la parte bella del gioco, perché adesso si dovrebbe andare nel brutto. Nel caso brutto finora non fosse stato. Che cazzo? Ma cagare. Ok, sono che... oh, Madonna di Dio, le texture! Madonna, che schifo! No, no, dai. Allora, vi spiego cos'è successo qui. Quando il tizio ha voluto fare una parete, evidentemente stava usando un programma che poi dopo è stato importato in Unity. Quel programma che stava utilizzando non gli consentiva di bucare una parete formando un rettangolo per ficcarci la porta, perché non tutti i programmi lo consentono. Quindi ha messo due pareti allineate.
lasciando uno spazio nel mezzo, e per tappare anche sopra ci ha messo un altro rettangolo. Praticamente sono tre modelli, 1, 2 e 3. Questo qui ha la stessa texture delle pareti di fianco, ma il problema è che è stritolata, non l'ha neanche girata, è proprio a 90 gradi. Guarda, fantastico. Chi è? Qualcuno è entrato. Oddio. No, ok. Questa cornice non me la spiego. Ok, vediamo di... Suoni e fare. Ok. Siamo in un labirinto. Cosa sono queste pareti messe a cracker così? Un rumore di porte. I rumori scrittati. Cioè, praticamente, vedete queste linee nel pavimento? Lì c'è il suono. Come passi quella linea parte il suono. Vedete, adesso riparte. Boom. Visto? Perché ho superato questa linea qui. Oddio, come tu. Ma è tutto intersecato male! Ma questo gioco è stato fatto in 3 minuti neanche! Porca puttana! Che cazzo! Ma cos'è un modello di Resident Evil rubato così? Ma che cazzo! Cioè, scusa, ora lì per lì non me l'aspettavo. Ti vedi un affare spuntare dal nulla, dal sotto, tra l'altro. Che poi è immobile, rigido, paralizzante e fluttuante, tra l'altro, fluttua. DJ, Mr. DJ porta. Oddio, trapassabile, tra l'altro, certo, ovviamente. Non ti ammazza nemmeno, ce li vai addosso. Va, che gioco di merda. Se no non fosse non sarebbe un gioco da bidone. Ok, qui si stringe, probabilmente la porta è laggiù. Vediamo un po'. Esatto. Oddio, cos'è? Non ha neanche saputo allineare il pavimento. Queste sono due piattaforme di pavimento attaccate, ma separate. Guarda, è continua, mamma mia. Via, terzo livello. Ma che cazzo, sono uscito, sì. Sì, sono uscito, perché quell'altra porta era azzurra. Questa è arancio. Madonna di Dio. Cioè, oddio, è addirittura staccata dalla parete. Oddio, no, cosa? Aspetta, sono entrato nel muro. Cioè, mio Dio. Addio, no. Aspetta, mi posso buttare di sotto? Ho superato? Sì, mi sa di sì. Però aspetta, voglio vedere una cosa. Voglio vedere se riesco a entrare dalla porta, però dall'altra parte del muro. Aspetta, devo individuare la porta, però secondo me si può fare. Aspetta, cos'è che... È un'altra porta? Ah, ma allora forse sono più livelli. Aspetta, eh. Allora, vabbè. Le parti lucide. Guarda com'è lucido, tutto lucido, materiale lucido. Allora, questa porta qui, che cos'è? No, niente. Altri modelli messi a caso. Qua c'è un muro. Ok, ragazzi, facciamo l'ultimo esperimento e poi passiamo al gioco successivo. Allora, sì, si poteva fare anche di lato. Non era esattamente così che lo volevo dimostrare, ma va bene. Ragazzi, questo era Horror Simulator, simulatore dell'horror. Se avete avuto paura quanto me, bene, se no era ovvio, scontato, diciamo. Quindi non posso neanche uscire, proprio Alt F4, chiusura forzatissima.